Renato Zero c'è posta per te per Andrea, tu hai il lascito di tua moglie, sarà per sempre. Renato Zero è l'ospite VIP della puntata di C'è posta per te dell'11 febbraio, in onda insieme alla finale del Festival di Sanremo 2023. A volere la sua presenza è stata Camilla per fare una sorpresa al papà Andrea. La ragazza ha perso la mamma a marzo del 2022 e prima che morisse, le aveva promesso che l'avrebbe portata a un concerto dell'artista. Purtroppo però non c'è stato il tempo e ora vuole farlo incontrare al padre, dal momento che condividevano insieme la passione per la sua musica. Dopo aver perso la madre a causa di una malattia, Camilla ha voluto chiamare il padre per ringraziarlo e dirgli tutto quello che non ha mai avuto il coraggio di dirgli. I due hanno costruito un rapporto ancora più unito e ci sono sempre stati uno per l'altra. Saremo sempre padre e figlia, ma più amici, più sinceri, più complici. Sei diventato mio papà che avevo 4 anni. Mi avete fatto sentire protetta, amata, curata, in cima ai vostri pensieri. Avete riscritto il mio destino e regalato un futuro. Se vorrai aprirti e sfogarti con me perché sei triste per la mamma, io ci sarò. Piangeremo insieme. Poi Andrea ha incontrato Renato Zero, che con le sue canzoni è stato la colonna sonora della storia d'amore con la moglie. Il cantautore si è seduto al suo fianco e gli ha regalato il libro, Atto di Fede, che ha scritto durante la pandemia, oltre che una vacanza in Trentino. Tutti scontiamo una pena Andrea, a voi è toccata quella più dolorosa, più difficile. Però, il Signore vi ha mandato questa creatura, vuol dire che c'era già un disegno. Questa stella riempirà lo spazio della mamma e realizzerà la sua famiglia. Sarà un lascito da parte di tua moglie, che durerà per sempre. La morte non sia un alibi per smettere di credere e di andare avanti. Io testo i blind a dude, tu me ne tante printre tale acculte. In cerc flower su te la show urbuite, cum rup capete lumeate din capo rupte. Tobe le bat cu inima deodată, nu le opresc, că nu s-a atât de nebun, mă gândesc, tu ce crezi? Orice crezi ține pentru tine, fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic aveți tu. Am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu. Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, maxi, ghespe. Chimie, rimaru, spike, puia, si, șoapo. Grasul nimeni altul, del, vedeți sau carbo. Trei